Benvenuti al incontro tra i rappresentanti del mondo della cultura e le associazioni che si impegnano per la salvaguardia del creato con Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Diamo la parola a Sua Eccellenza, il nostro Arcivescovo, Monsignor Bellari, per il saluto iniziale. Buonasera a tutti, saluto con particolare affetto e gratitudine Sua Santità Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e la sua delegazione. Per noi è un vero onore poterlo avere qui tra noi, perché esso rappresenta, direi, uno dei punti più illuminati e direi di riferimento per il dialogo interreligioso e per le grandi tematiche che oggi si trattano nel nostro mondo, tematiche legate alla salvaguardia del creato, alla pace, al dialogo, alla solidarietà. In questo senso il dialogo portato avanti in questi anni da Sua Santità Bartolomeo, insieme anche con la Chiesa Cattolica, Papa Benedetto, adesso Papa Francesco, direi è un punto di luce a cui nazioni intere e le persone, direi, che più hanno a cuore questi temi guardano con assoluta attenzione. Credo che l'averlo qui, oltre a questi aspetti, diciamo, di tipo socio-culturale, per queste battaglie ideali che occorre portare avanti, rappresenta anche il legame che tutti abbiamo con gli Apostoli, con la Chiesa Apostolica. Qui a Salerno custodiamo le spoglie di San Matteo, Apostolo Evangelista, e perciò è con vero piacere che noi consegneremo delle reliquie di questo grande santo a questa nostra chiesa sorella di Costantinopoli. Vivremo quel momento di preghiera insieme domani in cattedrale, e però abbiamo appunto desiderato anche che questo evento fosse preceduto da un dialogo, una conversazione sui temi appunto che ci stanno particolarmente a cuore in questo periodo. Volevo semplicemente, senza dilungarmi troppo, leggere il messaggio inviato da Papa Francesco per il 30° anniversario dell'elezione di Sua Santità Bartolomeo a Patriarca Ecumenico. Egli è stato eletto il 22 ottobre del 1991. Messaggio che dice molto dell'affinità spirituale che lega questi due illustri e lungimiranti uomini di Chiesa. Nel messaggio si legge: con il Patriarca Bartolomeo ci unisce la condivisa consapevolezza della nostra comune responsabilità pastorale nei confronti delle sfide urgenti che l'intera famiglia umana deve oggi affrontare. Sono sentitamente grato per l'impegno del Patriarca Ecumenico per la salvaguardia del creato e per le sue riflessioni in materia, dalle quali ho appreso e continuo ad apprendere tanto. Con lo scoppiare della pandemia e il dilagare delle sue drammatiche conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, la sua testimonianza e il suo insegnamento sulla necessaria conversione spirituale dell'uomo hanno acquistato ulteriore rilevanza. Inoltre, Sua Santità Bartolomeo ha incessantemente indicato il dialogo nella carità e nella verità come unica via possibile per la riconciliazione tra tutti i credenti in Cristo e per il ristabilimento della loro piena comunione. Su questa strada vogliamo certamente continuare a camminare insieme. Fra l'altro, lo stesso Papa Francesco ha esplicitamente sottolineato come l'idea e anche la stesura dell'enciclica
Laudato Si, scritta nel 2015, debba molto al pensiero del patriarca ecumenico, tanto che soprattutto nei numeri iniziali, dal 7 al 9, Papa Francesco cita letteralmente dei passaggi che Sua Santità ha usato nei suoi vari interventi in giro per il mondo, perché la sua attività veramente non conosce confini. Lo ringrazio ancora una volta per essere presente fra noi, saluto anche le autorità presenti, particolarmente la Sua Eccellenza Monsignor Gaetano Castello, Vescovo Ausiliario di Napoli e fra l'altro responsabile per la Conferenza Episcopale Campana del settore ecumenismo e dialogo. E poi ringrazio i vari docenti, professori e rappresentanti di associazioni che si occupano delle tematiche legate all'ambiente per essere qui con noi stasera. Ascolteremo quindi molto volentieri la parola di Sua Santità il Patriarca e prima ci saranno un paio di interventi che lo introducono. Grazie. Prendi ora la parola il signor Gaetano Castello. Grazie. Sarò brevissimo, Santità. La saluto e le porto l'amicizia, l'affetto anche della nostra diocesi, ma in particolare la saluto insieme a tutti i presenti, in particolare l'Arcivescovo che ci ospita, come delegato della Conferenza Episcopale Campana per l'Ecumenismo e il Dialogo. Le porgo un deferente saluto insieme a quanti nelle nostre diocesi della Campania sono particolarmente impegnati nel cammino per l'unità dei cristiani. Il suo contributo allo sviluppo del dialogo e del dialogo ecumenico è di grande incoraggiamento per tutti noi. Si tratta di percorrere vie non sempre facili, come accade anche in questi giorni. In diverse occasioni Vostra Santità ci ha ricordato che una forte spiritualità può, anzi deve, contribuire a creare relazioni fraterne, ospitali, foriere di una solida pace tra i popoli e del rispetto del creato da coltivare e custodire. Le sue parole sono per noi un richiamo alla responsabilità nei confronti di questo mondo, del quale facciamo parte, che è percorso da problemi e preoccupazioni gravi circa il futuro, per le minacce che incombono sulla pace e sulla salute della terra. Lei, Santità, sollecita in particolare noi tutti, in quanto cristiani, ad una profonda conversione. Come già Papa Francesco ricordava, ed è stato ricordato anche da Sua Eccellenza l'Arcivescovo, in molte occasioni, in particolare nella Laudato Si. Le siamo grati per quanto ha fatto, Santità, e per quanto continua a fare con il suo autorevole e paterno insegnamento che dà sostanza e speranza per relazioni ecumeniche fraterne che rendano veramente credibile la nostra testimonianza di cristiani. Grazie. Prendo ora la parola e torniamo lì, responsabile dell'ufficio lavoro della diocesi di Salerno Campania. Grazie, eccellenza del Ministro, Sua Santità, per la presenza qui. Vorrei salutare con un passo del messaggio del Grazie. Breve passaggio che è un po' tutto quello che è la cifra dell'impegno
la cifra proprio che guida l'azione pastorale del nostro vescovo tramite l'ufficio della pastorale sociale, provvedendo da loro e tutto del grado, che non a caso sono tutti uniti. E in questa linea l'idea è di attivarsi sul territorio, seguendo queste indicazioni, renderlo frutto concreto di processi virtuosi, che è la creazione di una comunità. Stiamo lavorando su dei progetti di comunità energetica, quale elemento concreto per realizzare una sinodalità all'interno di una comunità, una piccola comunità, per avere una comunità dei simili. E sempre recuperando un po' delle cose dette prima, delle cose che, soprattutto nell'ultima parte della Laudato Si, il Papa ci evidenzia in maniera molto forte, è il tema del coinvolgimento dell'educazione. Il tema educativo coinvolge tutto l'uomo nei suoi diversi ambiti e nelle diverse sue dimensioni. E non a caso, dopo l'ufficio, noi lavoriamo molto con le scuole, con i giovani, ma anche con le realtà sociali. Perché l'obiettivo è creare processi nell'intercambio dei sapere. Ecco, tutto è connesso. E lascio queste parole, questo slogan di Papa Francesco, che credo sia anche uno slogan della sua santità nell'approccio alla persona del creato. Grazie ancora per essere. Ascoltiamo finalmente con gioia e attenzione e grande interesse le parole di Sua Santità, il Patriarca Domenico Bartolomeo. Buon pomeriggio a tutti. Le parole di Sua Santità Papa Francesco, per la mia umile persona e per la mia attività dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, sono un grande onore per me. Ringrazio Sua Eccellenza l'Arcivescovo Andrea, mio caro fratello, di aver ripreso queste parole. Grazie. Eccellenze, onorevoli, cari amici, in tutti i continenti le persone si trovano ad affrontare nuove e per certi versi più gravi sfide, soprattutto conflitti militari e problemi ecologici. L'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia e la recente guerra civile in Sudan, insieme ad altri conflitti violenti in altre parti del mondo e ai cambiamenti climatici globali, ai gravi disastri naturali, offrono chiare indicazioni che stiamo trascurando i diritti umani fondamentali e distruggendo il pianeta in modi inaspettati e senza precedenti. Queste condizioni non sono un incidente. Gli esseri umani hanno dimenticato che gli uomini e le donne sono creati a immagine di Dio e che anche il mondo naturale è un dono di Dio. Questi abusi sono un segno che l'umanità è sulla strada sbagliata, che abbiamo ignorato i comandamenti fondamentali di amare il prossimo come noi stessi e allo stesso tempo di servire e preservare la terra. L'armonia e la sacralità del mondo si mantengono solo quando amiamo e rispettiamo ogni sua parte, fino al più piccolo dei nostri fratelli e sorelle,
e fino all'ultimo granello di polvere. Questo vale per tutta la creazione, per i suoi cittadini e le sue città, per le sue comunità e i suoi oceani, per i suoi popoli e le sue foreste, per tutto. Mentre riflettiamo sullo stato del mondo e sui crescenti episodi di aggressione militare e di disastro climatico, sarebbe opportuno riconoscere che la nostra orgogliosa tendenza umana a cercare una padronanza umana avulsa da Dio sulle persone e sulla creazione è un modo di pensare sbagliato. Così come ogni vita umana è un dono di Dio, lo è anche tutto il creato. Ed è per questo che il Patriarcato Ecumenico è stato una voce di spicco per la salvaguardia dell'ambiente naturale. Venerabile clero e illustri amici, quando pensiamo alla cura della creazione e alla protezione dell'ambiente, la nostra mente richiama il libro della Genesi. Allo stesso modo, quando pensiamo alla pace e alla giustizia, la nostra mente si rivolge alle beatitudini di nostro Signore nel Vangelo di Matteo. Ci è sembrato quindi opportuno riflettere sulle parole di San Matteo alla luce delle celebrazioni liturgiche dell'Apostolo Matteo, Apostolo ed Evangelista Matteo, alle quali stiamo partecipando su gentile invito di Sua Eccellenza Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno, Campania e Acerno. Nel primo libro della Bibbia, la convivenza pacifica e l'armonia cosmica sono implicitamente centrali. Dio ha fatto il mondo molto bello, kalon lian in greco, molto equilibrato, molto armonioso. Allo stesso tempo, nel primo Vangelo del Nuovo Testamento, Matteo apre il suo primo versetto descrivendo il messaggio che vuole trasmettere come Vivlos Genesios, liber generationis. In questo modo Matteo è fedele alla Genesi come archetipo o modello del messaggio e dello scopo di Dio per il mondo. Nel suo racconto evangelico, quindi, Matteo non offre una biografia o una storia di Gesù, ma un modo di vivere per la comunità cristiana come nuovo Israele. Ci sta quindi dicendo che la pace e la conservazione per le quali Dio ha creato e destinato il mondo devono diventare parte del nostro stile di vita e della nostra visione del mondo. Questo è l'insegnamento che scopriamo nelle beatitudini del Signore, riportate nel Vangelo di Matteo. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Per capire come possiamo lavorare per la pace, in modo tale che Dio ci chiami Suoi figli,
Può essere utile ricordare cosa significa per Cristo essere chiamato figlio di Dio. Nel Vangelo di Matteo ci sono due occasioni in cui Cristo viene chiamato figlio. Una volta al battesimo nel fiume Giordano e un'altra volta alla trasfigurazione sul monte Tabor. In entrambe le occasioni sentiamo: questo è il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. Uto soios mou agapitos eno ivdokisa. Cristo è il figlio di Dio perché è in piena comunione con la natura di Dio, pienamente impegnato nella volontà di Dio. E piena comunione significa condividere le risorse di Dio, riflettendo la pace e la giustizia di Dio, nonostante il prezzo altissimo della croce e l'inevitabile persecuzione da parte degli altri. Diventare figli di Dio implica la costruzione della pace e la cura della creazione, comporta la costruzione di comunità e il riconoscimento della dignità di ogni persona umana e della bellezza di ogni essere vivente. Naturalmente la pacificazione è un lavoro duro. Tuttavia è la nostra unica speranza di restaurare un mondo distrutto. Lavorando per la pace e lavorando per guarire l'ambiente, in altre parole, rimuovendo gli ostacoli alla pace ed evitando ciò che danneggia il mondo naturale, anche noi saremo chiamati figli di Dio. E poi, beati i miti, perché erediteranno la terra. Come re del cielo e della terra, Cristo non viene con la violenza, ma con la mitezza. Egli erediterà la terra e tutto il suo potere, tutte le sue posizioni, tutto il suo prestigio. Matteo ci rassicura che Dio viene per assumere l'autorità sulla creazione, per riordinare la creazione dal caos al cosmo, proprio come nel primo libro della Genesi, quando il mondo è descritto come kalos lian. Ora Israele riservava un giorno della settimana come giorno di riposo, non riposo settimanale come in Italia. No. Per ricordare che del Signore è la terra e quanto contiene, tu kiriu i gi che to pliroma aftis. Salmo 24. La nostra società invece promuove una mentalità che esalta l'acquisizione di beni materiali. Si tratta in definitiva di una forma di idolatria e come venerare falsi dei. San Paolo ricorda ai Colossesi che l'avidità è idolatria. Se adoriamo la terra, allora non possiamo cercare prima il regno di Dio. Dimentichiamo facilmente che
che questa terra è ereditata, ricevuta in dono. Non è mai nostra, ma solo di Dio. La terra deve essere sempre rivolta e condivisa con gli altri. E la mitezza è l'unico modo per trattare equamente con la terra, altrimenti la terra diventa un territorio di violenza, un regno di divisione. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. La fame e la sete ci portano a dipendere da Dio. E Dio promette che ci sarà sempre abbastanza per tutti. Questa è la vera giustizia. Questa è la vera equità. Questa è la vera pace. Tuttavia, come il popolo ebraico nell'Antico Testamento, cerchiamo sempre più di ciò che è sufficiente, più di ciò che è la nostra parte equa, più di ciò che è giusto e corretto. Invece di dipendere da Dio per il nostro pane quotidiano, accumuliamo tesori sulla terra. Tuttavia, Cristo ci dice che non dobbiamo vivere nell'avidità dell'eccesso perché gli altri possano avere l'essenziale. La pacificazione e la cura del creato creano comunità e compassione, ma la violenza e l'egoismo creano divisione e distruzione. Cari amici, concludendo, una delle credenze e degli insegnamenti centrali del cristianesimo attraverso i secoli è la certezza che la luce di Cristo brilla più di qualsiasi oscurità nei nostri cuori e nel nostro mondo. Noi cristiani affermiamo e dichiariamo che la gioia della risurrezione irradia e prevale sulla sofferenza della croce. Questo è ciò che sosteniamo, questo è ciò che predichiamo e questo è ciò che proclamiamo al mondo intero. Infatti, se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana la nostra fede. Nel IV secolo Sant'Efrem il Siro esprimeva la stessa verità in poesia scrivendo: alla nostra risurrezione Dio rinnoverà il cielo e la terra, liberando così tutte le creature e concedendo loro insieme a noi la gioia della risurrezione. La stessa convinzione è espressa nella Domenica di Pasqua quando proclamiamo: ora tutto è pieno di luce, il cielo e la terra e tutte le cose sotto la terra. Ουρανώστε και η γη και τα καταχθόνια, in greco. Stimato pubblico, al centro della relazione tra l'uomo e l'ambiente c'è la relazione tra gli esseri umani stessi. Come individui
viviamo non solo in relazione verticali con Dio e orizzontali tra di noi, ma anche in una complessa rete di relazioni che si estendono alle nostre vite, alle nostre culture e a tutto il mondo materiale. Gli esseri umani e l'ambiente formano un abito senza cuciture dell'esistenza, un tessuto complesso creato da Dio. Come esseri umani siamo chiamati a riconoscere questa interdipendenza tra il nostro ambiente e noi stessi. Non possiamo sfuggire alla nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente. Il nostro peccato, la radice spirituale di tutte le guerre e dell'inquinamento, consiste proprio nel rifiuto di considerare la vita umana e il mondo naturale come un sacramento di ringraziamento e un dono di comunione con Dio. Solo allora potremo pregustare e cercare un cielo nuovo e una terra nuova. Uranon, Kenon, Yin, Kenin, secondo l'Apocalisse. Grazie per la vostra cortese attenzione. Testo troppo lungo, no? Quando studiavo teologia, i miei professori dicevano: non farti impressionare dalla grandezza del testo, perché molte volte le perle sono nei testi più piccoli. Perché molte volte le parole coprono l'essenza. Esattamente. Quindi, Santità, grazie di questa chiave di lettura che lega le beatitudini matteane con tutto il tema appunto legato all'ambiente. Certamente quello che lei sta facendo a livello, diciamo, di interventi pubblici, di scritti, di prese di posizione, è certamente un aspetto preziosissimo per allargare questa cultura di difesa del creato. E i messaggi che ogni anno per il primo settembre ci arrivano sono sicuramente delle prospettive che aiutano tutti a riflettere anzitutto personalmente, poi anche a diffondere un tipo diverso di mentalità. È veramente anche questo un compito educativo che alla Chiesa anzitutto spetta, perché poi possa irradiarsi anche fra gli uomini e le donne di buona volontà. All'inizio non ho potuto salutare, c'è qui fra noi il vice sindaco Pachi Memoli per l'amministrazione comunale, abbiamo poi preside il professor Emilio Salvatore, preside della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, e il direttore dell'Istituto Superiore Scienze Religiose qui di Salerno, e il prefetto dell'Istituto Teologico Salernitano, Don Coralluzzo, oltre appunto ad altre autorità qui presenti. Io vi ringrazio e vi invito anche, nella misura possibile, a partecipare
domani alle ore 11 alla solenne celebrazione della traslazione delle reliquie di San Matteo, che sarà presieduta dal sottoscritto, ma che sarà poi la cui omelia verrà invece diciamo condivisa dal nostro patriarca Bartolomeo. Fra l'altro, per questa speciale occasione avremo anche Monsignor Marco Frisina, direttore, fondatore e direttore del Coro Diocesano di Roma, che per l'occasione appunto ha radunato 200 coristi e verrà anche eseguito un pezzo dell'inno a San Matteo che il nostro Don Emanuele Andaloro, prete diocesano, ha scritto e che poi verrà integralmente riproposto a settembre prima della solennità di San Matteo. Quindi fate il possibile per partecipare a questo momento intenso di preghiera durante il quale poi, ecco, direi un aspetto fondamentale è la consegna a Sua Santità di una reliquia importante di San Matteo. Anche questo segno potente di unità che viene a crearsi fra la nostra chiesa di Salerno, Campania, Acerno e tutta la comunità greco-ortodossa di Costantinopoli. Grazie. I miei auguri e la mia benedizione patriarcale alle vostre, alle sue istituzioni rispettive.